A Roma continuano le sfilate dell'alta moda per il prossimo autunno-inverno. Siamo qui da Ogni Bene Zendman, che hanno riproposto il loro stile lineare, essenziale, per una figura minuta e asciutta. Chi aveva pronosticato la fine delle gonne corte è rimasto deluso. Dovunque il ginocchio continua ad essere abbondantemente scoperto. Gli abiti e i mantelli hanno sempre la cintura e nei tailleur le giacche sono cortissime, con la gonna ricca e svasata. I colori non sono più molto vivaci, ma orientati verso i grigi e il marrone. Gli stivali ci saranno ancora, in soluzioni nuove come queste di barocco, bicolori, che riprendono il motivo ad intarsio dei paltò. Sono semplici, lineari e redingote, accostate in vita e appena svasate. Molti anche i pantaloni, con giacche lunghe per accentuare la figura longilinea. Accanto al grigio e al marrone qualche pennellata di rosso vivo, ma molto nero e specie per la sera animato da profili di bianco. I tessuti sono sempre molto morbidi, sono velluti, crepe rodi, arasi, charmeuse, le calze ricamate ed originali le scarpe bicolore che riprendono il bianco e il nero degli abiti. Come sempre i cappelli di barocco sono una nota importante, danno il tono alla collezione, che è un insieme di elementi classici e modernissimi.